Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video mini haul. Ho comprato veramente pochissime cose perché ne ho comprate solo tre, ma poi ve ne faccio vedere quattro e poi capirete il perché. Però volevo lo stesso condividere con voi i miei acquisti. Sono andata in una bigiotteria che si chiama Bijou Brigitte, forse la conoscete perché penso che ci sia un po' in tutte le città, o almeno credo, non so se mi sto sbagliando, fatemelo sapere nei commenti se c'è anche nella vostra città. Comunque sono andata in questa bigiotteria e ho preso poche cose, una collana, due orecchini, ma poi vi faccio vedere un'altra cosa sempre a tema bigiotteria. Dunque, ho preso una collana, questa, tutta colorata, c'è ancora il cartellino, non ho neanche ancora tolto il cartellino. Ho preso questa, tutta colorata, con questi medaglioni praticamente di legno, quindi questa è di legno, è molto leggera e mi piaceva perché comunque questi colori, giallo, marrone, rosso, bianco, così mi ricordano tanto un mio vestito che metto sempre d'estate che è sui colori del marrone e secondo me ci sta benissimo questa collana, quindi l'ho presa pensando a quel vestito. Poi ho preso un paio di orecchini che mi piacciono tantissimo perché sono enormi, perché è un periodo in cui mi piacciono gli orecchini enormi, sono degli anelli dorati e sono veramente grossi, perché comunque ora adesso io ho gli altri orecchini, quindi magari non rende tanto, però sono veramente grandi, vedete? E mi piacciono tantissimo. Quest'anno avevo voglia degli orecchini fatti così, questi cerchi così grandi. E poi ho preso un altro paio di orecchini. Sempre sul marrone, perché ho visto che quest'anno va tanto di moda come colori estivi, marrone, giallo, rosso, c'erano tante cose di quei colori. Questi sono in due fatti così, in due parti, cioè la parte marrone sono sempre di legno, anche questi, e poi ci sono c'è questa parte bianca un pochino più lucida che fa comunque da contrasto, e anche questi mi sembravano veramente carini. E poi una cosa che invece non ho comprato in quel negozio, ma che voglio farvi vedere perché si tratta comunque di un ciondolo di bigiotteria, è questo. Questo può essere messo in qualsiasi modo, può essere messo così, può essere messo per lungo, può essere messo da questa parte, quindi potete veramente scegliere come metterlo. E ve lo faccio vedere perché me lo ha regalato mia mamma qualche giorno fa, quindi una cosa fresca fresca appena arrivata, lo ha fatto lei con la tecnica della ceramica e volevo mostrarvelo perché mi sembra comunque molto carino e soprattutto a tema, perché anche questo comunque è uno di quei bijou che io poi andrò a mettere. Mi sembra che stia anche molto bene sul nero, adesso l'altra collana, però comunque mi sembra che ci stia bene. Io lo metterò per lungo perché mi piace di più messo in questo modo. Però insomma è carino, ha questo sfondo rosso con questi decori dorati e volevo condividere con voi anche questo. Quindi questo era il mio mini haul, penso di non aver mai fatto sul mio canale un haul così piccolo, però mi faceva piacere comunque oggi fare un video e farvi vedere quello che ho comprato. Fatemi sapere nei commenti se c'è questo negozio da voi, fatemi sapere anche se comprate bigiotteria come me tutte le volte che passate davanti a un negozio che vende queste cose, perché ora tutte le volte forse è esagerato perché non è vero che le compro tutte le volte, però mi capita spesso, ho una montagna di collane, una montagna di orecchini e quando capito comunque in questi negozi, se c'è qualcosa che mi attira, alla fine me lo compro, nonostante io sia anche capace a farmi da sola queste cose. Se non avete visto il video in cui realizzo la collana, ve lo lascio nelle schede. Quindi, insomma, ragazzi, sono attratta da queste cose, cosa ci posso fare? Fatemi sapere se è una cosa che succede solo a me oppure se lo fate anche voi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.